Il successo di Viterbo avvicina numericamente e moralmente il Teramo verso una salvezza che dopo i rovesci di fine 2021 e il capitombolo di Imola sembravano quasi utopia. Io penso che poi l'analisi che abbiamo fatto dopo Imola, questo, insomma, il gruppo ha dimostrato di aver capito quello. È sembrata una gara spartiacque, Imola un po' come era stato Montevarchi. Sì, penso anch'io, perché eravamo partiti molto forti a Pesaro. Poi ogni tanto ho la sensazione che come cambio un attimo l'idea di strategire, quindi che non chiedo la grande aggressione in avanti, tendiamo ad avere un atteggiamento più passivo e ci snaturiamo un po'. I tre punti e la sensazione di andarsi a giocare mercoledì sera con la Pistoiese, quelli che a tutti gli effetti potrebbero essere punti determinanti per una permanenza tranquilla. È chiaro che in sfida, come sfida a salvezza, è una partita estremamente importantissima, perché vincendo metteremmo, insomma, un bel mattoncino sul nostro obiettivo. Quindi è una gara, una finale, come ti ho detto prima, da non sbagliare in primis nell'atteggiamento, dando continuità a quello che stiamo facendo ultimamente. Le note positive: esordio di Jacopponi, 45 minuti positivi seppur non troppo sollecitato dalla Viterbese, e un centrocampo che, oltre ad un Rossetti in crescendo rispetto alle ultime apparizioni, ha ritrovato anche la vena realizzativa. Poi, come a Pesaro, se De Grazia va in gol, di solito arrivano anche i tre punti. No, è andata bene, dai, perché mi sono fatto trovare pronto. Poi anche è andata bene l'azione, perché mi sono inserito, mi ricordavo un po' il gol di San Benedetto che avevo fatto 3 anni fa, quindi sono felice per me, ma soprattutto per la squadra, e per aver portato a casa i 3 punti che erano fondamentali per come si era messa la partita, quindi un'ottima gara, dai. La Pistoiese non è un vero e proprio match ball, ma ci si avvicina. Il Teramo incassa ancora dietro, ma ha imparato a fare male davanti e ha soluzioni per cambiare pelle, come a Rocchi, quando è passato senza troppi patemi dal 4-3-3 al 3-4-3 per chiudere 3-5-2 senza che alcun interprete ne abbia risentito minimamente. Sintomo che il lavoro sui sistemi di gioco c'è stato e i giocatori lo hanno ormai compreso appieno. Negli arancioni non ci sarà l'ex Pinzauti, out per squalifica, ma la Pistoiese è squadra rinnovata per buona parte. Un nuovo DS e un nuovo allenatore. La gara di andata dimostrò che il Teramo aveva le carte in regola per fare bene anche in trasferta. Sensazione poi non confermata, se non con il Pontedera, e poi nel 2022 con 2 squilli, quelli che adesso sembrano valere un pass migliore delle pretendenti per la permanenza in Serie C.